Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand di Bar Italia SRL, l'azienda proprietaria del marchio Fox, che è ormai tra le leader non solo in Italia nella produzione e distribuzione di patate fritte aromatizzate e prodotti legati al comparto della frutta secca. Siamo in compagnia di Antonio Pavone, il responsabile commerciale dell'azienda, che ancora una volta accolgo con un bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eccoci qui di nuovo su Horeca News. Questa volta ce l'abbiamo davvero, una news interessante per tutti i nostri, oltre che visitatori del sito di Horeca News, quanto ma anche per tutti i consumatori. Durante questa fiera stiamo presentando il nostro nuovo concept. Fox non è più solo un produttore di snack, ma ci siamo finalmente dati un'identità più globale. Noi facciamo prodotti per il cosiddetto leisure time, cibo per il tempo del piacere. Volevo illustrare questo grazie a Horeca News, mostrando il nostro nuovo catalogo, su cui non stiamo più a spiegare i nostri prodotti, bensì la nostra ispirazione. Cosa significa per noi tempo libero, leisure time? Prima di tutto il relax e gym, la parte gym, la parte healthy degli snack, così come home studio, la parte degli student mix, e ancora il mondo del to go, del cosiddetto modern metropolitan traveler, il giovane viaggiatore metropolitano, ma anche se giovanile, diciamo, perché i nostri prodotti si consumano a tutte le età, Fabio. E poi la parte del convivio, dove siamo nati nel convivium, nell'oreca ancora, ma dove vogliamo andare a parare in fondo? Il nostro obiettivo è quello di trasferire il concetto di leisure time al business, e con questo nuovo approccio noi riusciamo a creare opportunità di business per tutte le 24 ore della giornata, dalla prima colazione alla passeggiata, all'happy hour, all'aperitivo, all'after dinner. Tutti i nostri prodotti, tra l'altro, abbiamo fatto un grande lavoro, tutti i nostri prodotti sono gluten free, colesterol free di lattosio, non usiamo conservanti, 100% naturale. Tutto il resto che possiamo dire è che bisogna che il nostro consumatore ci metta il suo tempo, per il resto ci pensiamo noi. Ecco, io dico, sei stato quasi poetico nell'andare a spiegare quella che è la vostra iniziativa, non più solo di natura commerciale, ma nell'andare a proporre un servizio di business a tutti coloro che siano esercenti, bar, lounge bar, discoteche e così via, possano andare a proporre con una formula appunto più soft e più integrata con la richiesta della propria clientela. Oggi nel 2020, come siete arrivati a questo concept, Antonio? Ma guarda, Fabio, non è stato poi, ci abbiamo messo del tempo, ma in fondo la soluzione era a portata di mano. Abbiamo messo il consumatore al centro. È un lavoro apparentemente facile, ma il moderno consumatore è informato, è preparato, possiamo dire che non ha più l'anello al naso, per usare un eufemismo, e quindi bisogna rispettarlo. Anche se un piccolo consumatore, cioè oggi non esiste più un problema di dimensione, esiste un problema di target, di persone informate che hanno delle esigenze, e che le aziende che sopravviveranno saranno quelle che sono in grado di leggere queste esigenze. Noi con questa edizione credo che siano 29 anni che siamo a Beer Attraction, o una volta Pianeta Birra, e qualcuno ci vede ancora come un'azienda giovane, quindi possiamo solo ben sperare. E allora io, in attesa, mi scosto per poter prelevare una delle vostre patatine al tartufo, per poterla offrire a te. Io sono tuo ospite, ma l'ho vista aperta e ho detto quasi quasi gliela offro io a te, una patata al tartufo, per poter chiudere questa intervista, indicando anche un indirizzo di posta elettronica a cui
chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni. Guardate, potete scrivere tranquillamente a.pavone@foxitalia.com. Vi aspettiamo. Grazie ancora a tutti. A presto.